LOL, questo non lo metto. Cicloturiste e cicloturisti, buon salve e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Sto andando adesso ad incontrare una persona, che voi sapete già chi è perché l'avete letto dal titolo, con la quale stiamo portando avanti un progetto molto interessante, molto bello. E oggi è il giorno 1, quindi cerchiamo di metterlo in pista. Continua il disagio? Partito da casa, io ho fatto dentro e mi è caduta la porta. Sta venendo benissimo. Dai, che stiamo andando a fare, Andrea? Speriamo una figata. Mi hanno mandato a provare questa ruota che elettrifica qualsiasi bici. Quindi l'idea è trovare qualche partner per tirar fuori una bici figa, cioè una speciale, perché secondo me questa è una ruota da speciale, perché non costa poco, però magari anche recuperando un telaio magari usato, magari non lo so, però montando pezzi fighi, tirando fuori una bella magari gravel, e poi la fine, secondo me sarà un lieto fine, vedremo. Vedremo il lieto fine, adesso però continuo ad aiutare Andrea perché pesa un po'. Pesa! Pesa! Ci hanno preso appuntamento. Ciao, ciao, piacere. Arrivo da Povi. Pietro. Mattia, eccoci. Sono un blog di tecnologia, provo... smartphone, per 360 gradi, provo anche auto per test drive e anche mondo elettrico delle biciclette. Mi hanno mandato in prova questa ruota, questa non c'è niente, l'ho usata per portare in giro, che è una ruota con dentro motori e batteria, quindi questa la monti a qualsiasi telaio e fai diventare la bici elettrica, applicazione, eccetera. Qual era l'idea che mi è venuta in mente? Trovare un partner per mettere insieme, secondo me, una bici speciale con però una storia da raccontare dietro, che ne so, un telaio usato, un telaio recuperato, per poi il fine è quello di mettere all'asta questa cosa, dopo che io l'ho provata, io la provo e dico com'è questa ruota, come va, come non va, e la storia si chiude con un'asta che va in beneficenza. Ha già un supremmatico, però vabbè, potete cambiare tranquillamente. Tac, single speed, quindi io la metterei su così. Però volendo, non lo so. Fammi fare una ricognizione. Ok, sono ritornato alla base, dopo quanti mesi siamo? Ma tipo un anno e siamo al punto di partenza, ma ripartiamo con grande slancio. Ce la facciamo, Pietro? Dai che ce la facciamo. Entro Natale uscirà il video e la bici sarà messa all'asta. Lei è ancora qua, adesso... L'ho detto tu, eh. Dunque, è passata una settimana da quando sono andato a ritirare di nuovo la ruota e adesso tra poco appuntamento con il signore, dovrebbero darmi il telaio, poi lo porto a casa di Andrea. Tra l'altro ci stiamo già muovendo in questi giorni per raccattare un po' di componenti, che in realtà è la parte più difficile, però nel momento in cui sto registrando questo video componenti scarseggiano a livello mondiale, quindi trovarmi per una bicicletta per fare un progetto come questo senza scopo di lucro, non è che non sono ottimista, però so che dura. È uno di questi. Ok Mattia, quindi questo è il telaio prescelto, che cos'è che ha di particolare? E beh, questo è un po' storico come telaio, no? Sì, ma che bel telaio, ovviamente in acciaio, saldo brasato, vi faccio notare la bellezza delle congiunzioni, la lavorazione e poi due chicche, sia sulla forca, sulla forcella, che qui sul carro posteriore, vediamo se si vede bene. Sì, mette a fuoco, eccolo qua, eccolo campagnolo. Qua, campagnolo. Quindi questo è proprio storico, di che anni è? Questo è un anni 70. Sulla quale poi dopo si farà la lavorazione giusta per predisporlo per il nostro progetto. E quindi niente, è finita così, il telaio caricato qua in spalla, che tanto vi dirò la verità non è neanche così scomodo. Che bello è che c'è così tanta gente in bici a Milano. Raga, usate la bici. In realtà ho fatto pochissimi metri perché già che c'ero sono passato a ritirare una cosa. Altro che carboceramici, i freni Formula Cura X abbiamo recuperato. E basta, tu adesso, cioè, me li dai da una Lamborghini, tra l'altro. Puoi mettere. Vabbè, raga, con i freni Formula adesso poi vedrete che cosa facciamo, che... Vamos. No, lei 2021. Scambierebbe il mio telaio anni 70 per la sua Lamborghini. Tutta la vita, tanto la Lamborghini non è mia, e il telaio è molto figo. Verniciamolo, va. Altra mattinata di lavoro, giusto? Ormai esatto, è... officina in Corso Como. Ma l'hai ripresa l'officina in Corso Como? No. Sarà la parte più bella. Dopo metto le storie, allora. Buongiorno. Il mattino oggi inizia con i test per la nostra specialissima con la ruota elettrica, telaio del cosa sarà? Anni 70. Anni 70. Sì. Forcella, adesso lo si porta a riverniciare, poi componentistica. Speriamo per Natale di essere pronti. Ce la faremo, quant'è un anno che siamo in ballo? Dai che ce la facciamo, ce la possiamo solo fare.
niente. Tra l'altro in mezzo alla strada così barbonissimi a provare la bicicletta, montare, smontare. Bene così. Abbiamo controllato se ci stava la ruota, ci sta il pelo. Ma non ci sta il disco, quindi faremo una super urban bike. Fermo solo davanti. Solo davanti e adesso io vado a Corsico così. Davvero bike messenger con la bici carica. Io vado a rofiare la Games Week in bici. Tra l'altro devo dire che questo metodo di trasporto non è davvero niente male. Poi è molto leggero come telaio, quindi alla grande. Ed eccoci qua. Ma c'è scritto panetteria. Però c'è anche un loghino di una bici. Ciao, piacere. Ciao. Pietro. Ma c'è una faccia nota di... Taglio 100. Ah, il bello dell'acciaio questo comunque. Esatto. La calibrazione dei forcellini, adesso noi abbiamo allargato il carro, no? Sì. Però i forcellini rimarrebbero con una determinata convergenza. Questo strumento qua andiamo a rimettere, diciamo. Sì, 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 sì. Perché non sono più paralleli, è come se fossero... Dunque, questa era la prova, abbiamo verificato se il telaio effettivamente poteva accogliere... un freno a disco. Il freno a disco ci sta, è vicino al telaio, però è una distanza ottima, no? È nella norma, quindi... L'importante è che non tocchi, non ci deve essere, diciamo, una distanza... Vediamo un attimo la posizione, se è buona per la saldatura. La pinza è in posizione. Allora, qua c'è un pochino più di luce, dovrò tagliare un pochino questo spessore qua. Sì, però la posizione è corretta. Questo era un pochino più interno, questo è perfettamente in appoggio. Lo tagliamo un pezzettino in modo che vada ad appoggiare anche lui. Dunque, abbiamo fatto i controlli, visto un po' come è messo e com'è messo. Dai, sì, si può fare. Non è proprio il telaio ideale, però lo facciamo diventare. Un paio di colpi di magia o di saldatura? Entrambi. Io non vedo l'ora di vedere come sarà con la predisposizione per il freno a disco sulla forcella e sul carro posteriore, quindi... Bene, ho lasciato il telaio a Roberto in buone mani. Adesso sono molto più scarico e leggero. Posso ritornare a casa, tra l'altro è una giornata veramente bellissima. Quindi penso che me la godrò pedalando lungo il Naviglio Grande. Ma buongiornissimo, sono a est di Milano. Non ho ancora ben capito dove. Però so che oggi c'è un grado, veramente freddissimo, ieri anche nevicato. E non so se vi ricordate, ma per questo progetto abbiamo chiesto una mano ad una grande azienda qua vicino a Milano che ha fatto la storia. E appunto questa azienda ha consentito darci dei componenti fighissimi che sto andando a ritirare di persona. Chi sarà mai? Dovete continuare a vedere il video, mi spiace. Mancherò 10 km, spero di essermi scaldato all'arrivo perché va freddissimo, raga, va veramente freddissimo. Vedete un po' di bici qua attorno, scatole, sono da Cinelli. Francesca, grazie. Sì. Per aver partecipato a questa costruzione un po' particolare. Non potevo anche chiedere a Cinelli per alcuni dei componenti. Adesso però me li presenta lui. Ciao Giro Ganzo. Ciao. Magari qualcuno di voi già lo conosce. Beh, raccontami un po' questi prodotti. Che cosa abbiamo qua? Questo è un manubrio flat in alluminio. Ha un'inclinazione di 7 gradi per avere un po' più di comfort, visto che in questo modo si ottiene una presa un po' più rivolta verso il proprio corpo, quindi non è avanzata. Lo mettiamo poi in abbinamento con questa pipa. Bellissima, esatto, o attacco manubrio sarebbe il termine giusto, esatto. Tanta roba, tra l'altro col loghino Cinelli qua che ci sta sempre. C'è sempre, tra l'altro è quello inciso. No, bellissimo. Abbiamo due versioni, questo è proprio inciso e verniciato. The last but not the least abbiamo queste tamarrissime in vero stile Cinelli, manopole. Ultra comode, perché comunque il naso qui lo puoi sentire anche tu. Voi dal video ovviamente non lo potete sentire, però... è molto confortevole, si ferma in entrambi i punti, sia verso l'interno che verso l'esterno. Ah, okay. Proprio per evitare che possa venire via. Perfetto, quindi diciamo componenti total black. Questi sono perfetti per la nostra custom bike città. Quindi niente, grazie a Cinelli, grazie ragazzi. Insomma, poi vi faremo vedere com'è finita montata. Vi mando una foto. Ok, ho salutato Cinelli. Sono con la borsa carica di cose, in realtà non sono pesanti. Però c'è ancora un grado. È mezzogiorno ma fa freddissimo. La cosa positiva è che devo fare una trentina di chilometri adesso per andare da un'altra azienda che ha deciso di sostenere il progetto a ritirare altri fantastici componenti. La strada qua nella provincia est di Milano non è che sia proprio delle migliori, però dai che si va. Spero di scaldarmi veramente, raga, perché c'è ancora un grado ed è mezzogiorno.
pedalando, sono finito su una via martesana. È luna, non c'è nessuno in giro, ci sono solo io qua sulla ciclabile. Bella, è difficile godersela perché questa ciclabile è fatta veramente molto bene, di solito sempre piena di gente. No, è uscito anche il sole e sono arrivato sulla ciclabile dei Villoresi, che mi porta un po' a casa perché io ci vivevo vicino, mancano meno di 20 km e sono a Calate Brianza. Andiamoci dentro. Stavo facendo in bicicletta ormai da più di 20 minuti questa ciclabile di fianco alla Valassina, e molti di voi potranno dire che schifo una ciclabile di fianco alla superstrada a tre corsie, e vi dico raga, è la normalità, anche in Germania sono così, vanno benissimo, la ciclabile è davvero ben tenuta, non è sporca, ci sono dei sali e scendi, dei ponti, sono ben tenuti, ecco adesso ce n'è uno, eccolo qua, tac, sono 4 gradi se lo state chiedendo, no, la temperatura non è migliorata tantissimo, anzi queste sono le ore più calde della giornata, stanno finendo tra l'altro le ore più calde della giornata, quindi molto bene, molto bene. Eccomi qua. Sai che fa freddissimo fuori a pedalare? Molto freddo. Posso entrare? Direi di sì. E vai. E anche da Mandelli ho preso il caffè, adesso però andiamo a vedere che cosa hanno in serbo per noi. Tanto tu ormai sei abituato a fare. Pronti, via, partiamo. Allora Matteo, che cosa ci dà Mandelli per partecipare a questo progetto insieme? Allora, abbiamo deciso di darvi, vabbè, una bellissima guarnitura da city bike. Quindi normalissima questa? Sì, normali, no? Esatto. Però è fondamentale. Eh sì, no, perché senza pedali, quello non pedali. Esatto. Camere d'aria invece abbiamo deciso di darvi delle camere d'aria da 700x25x32, insomma, ideali per voi, però con liquido antiforatura inserito all'interno. Questi sono di Chaoyang, che è un brand esatto, asiatico. Asiatico, che produce in realtà per conto terzi, per i più grandi produttori di gomme e accessori per biciclette, e il loro prodotto di punta è appunto questa camera d'aria che ha all'interno già il liquido sigillante. Ok, inserito. Quindi è una sicurezza in più. Una sicurezza in più, garantisce sia per le bike che per le biciclette muscolari, perché la qualità è abbastanza consistente, e ti permette di arrivare a fine pedalata anche avendo bucato. Copertura di Goodyear, Ligole F1, che è la punta di diamante dei prodotti, 700x25, rinforzato anche lui, non è per i bike, ma l'antiforatura all'inserito all'interno. Tre componenti della mescola, direi perfetto. Questi erano i componenti che ci ha dato Mandelli, ma in realtà ne mancano altri due. Infatti Matteo lo rivedrete più avanti. Esatto. La bici, come vedete, sta prendendo forma. Però per adesso, grazie a Mandelli. Mandelli distribuisce tantissimi brand. Il catalogo quant'è alto? Sono 900 pagine, se volete sfogliarlo la sera. Va bene, date un'occhiata a tutto quello che distribuisce Mandelli, e grazie per aver preso parte a questo progetto. È stato un piacere. Io devo ancora fare 25 km per tornare a casa. Tu devi tornare a casa, poi devi lavorare. Fa freddo. Si scalda. Ma andiamo, ciao. Sono passate circa 2 settimane da quando ho dato il telaio a Roberto e dovrebbe essere pronto, quindi adesso, anche se piove, si va fino a Corsico. Magari vi faccio svelare qualche trucchetto. Prima ci devo arrivare. No, c'era scritto torno subito. No, quindi mi sono dimenticato. Devo fare un reel, comunque prima o poi fare il... Sai quello che urla? Signore, limoni, signore! E mettere uno con i freschi che fa... Ah! Signora, i limoni, signora! Ed ecco il risultato. Ma che bellino. Qua è come era prima. Qua praticamente Roberto ha preso un pezzo e ce l'ha di fatto saldato. Tra l'altro color oro. Poi questo non si vede, giusto Roberto? No, questa alla fine è verniciato. Qua invece c'è la forcella. Ah, eccola. Col suo alto adattatore. Sì, ho dovuto fare uno scasso anche qua per il disco, perché chiaramente non c'era la predisposizione. Il tubo è un po' più spesso e sarebbe andato a toccare. L'ho... Okay. Pressato e saldato in modo che anche lui. Tanto questo è un tipo di lavorazione che tu fai abbastanza abitualmente. Cioè in realtà questa era una richiesta un po' particolare, vero? Non troppo, nel senso che appunto saldare un supporto disco su un telaio non predisposto è sempre un po' un accrocchio. Però noi abbiamo scelto te apposta. Però siamo venuti da te apposta. È un lavoro che si può fare. Questa è la sabbia che c'è dentro, che mi spiegavi che è per la sabbiatura. Sì, per la sabbiatura, in cui si fuori di sfiato e entra un po' di sabbia e rimane lì. Aspetta, ma quindi questo è un telaio degli anni 70, quella sabbia era dentro agli anni 70? È probabile, sì sì, anzi sì, sicuramente. Ma è bellissima questa cosa. Io te l'ho portato con una richiesta ben precisa, ovvero di mettere questo e questo, lo ripetiamo, però tu mi hai detto che c'era un altro lavoro che si poteva fare per renderla più carina. Si doveva fare, perché altrimenti tu prima avevi praticamente i passacavi, tipo questi qua, no? Per il freno da corsa degli anni 70, in cui tu fai passare la guaina dentro, la guaina arriva qua dove c'è il freno
okay. E buona. Col tubo idraulico chiaramente è molto scomodo dover togliere, aprire il tubo idraulico, far passare il tubo all'interno e richiuderlo e poi devi rispurgarlo. È molto poco versatile come soluzione. Ti ho saldato questi supporti qua, eccoli per qua. Il freno a disco, in cui tu vai ad appoggiare sostanzialmente il tubo qui lateralmente. Quindi rimane sempre esterno, giusto? Però esterno. Si blocca con una fascetta al tubo, esatto. Per smontarlo e rimontarlo non devi assolutamente spurgare. Tu monti la leva sul manubrio, monti la pinza, fascetti il tubo sui supporti e è fatto. Vedete perché siamo venuti da Roberto? C'è un motivo ben preciso. Abbiamo un passacavo anche sulla forcella, perché altrimenti dal manubrio a giù al disco il tubo potrebbe andare dove vuole. Quindi prima un po' di carta vetrata. Si pulisce un pochino dall'ossido, la sporcizia. Questo qui è un cannello che miscela ossigeno e propano. Let's do this. Quello è solo perché è più bello col colore verde, cioè non serve a niente in realtà, giusto, è solo per dar colore, o sbaglio? Allora, il colore verde lo fa perché c'è questa bacchetta rivestita di borace, okay, che è un disossidante, praticamente fa in modo che durante la saldatura, dato che noi comunque stiamo sparando ossigeno sulla saldatura, non si crei quell'ossido che poi renderebbe la saldatura infattibile. In questo caso usiamo argento perché è un materiale che fonde molto più basso rispetto all'ottone che abbiamo usato di là, sul supporto a disco, perché andiamo a stressare meno sostanzialmente il tubo. Che bello è da vedere, molto molto bello. Raffreddato, adesso diamo un'ultima pulitina. Dobbiamo andare a togliere il borace, che è questa specie di cosa vetrosa che si è creata sopra. In realtà è già uscito, è andato via già con l'acqua. Perché questo qui in realtà è abbastanza morbido, quello dell'ottone invece va rimosso con dell'acido. Ok. Cioè, esattamente questo si faceva una volta, saldare, pulire, limare per produrre un telaio. Si fa poco adesso in Italia, giusto? Questo lavoro, diciamo così. C'è in realtà un gruppo di ragazzi, gli stiamo dando un seguito, nel senso che non sta completamente morendo, anzi c'è... Perché noi abbiamo una grande tradizione, no, di telaisti, soprattutto nel nord, giusto? Anche in centro Italia, anche in Toscana, qualcuno anche addirittura in Sicilia e in Puglia. Tutt'oggi in realtà c'è qualcuno che lavora ancora, qualcuno che non lavora più, però c'è ancora comunque un po' di fermento anche tra i giovani. Certo, non sarà più un tipo di lavoro così richiesto. L'acciaio su misura è comunque una nicchia che all'appassionato fa sempre gola. Credo che qua tu hai altri lavori in ballo, quindi... Sì, questo è un lavoro in corso. Richieste ne hai, ecco. Questo è un lavoro che fai abitualmente, ecco, smarchetta un po'. Sì, diciamo che non è la mia principale in realtà attività, io alla fine ho una bottega in cui faccio prevalentemente riparazioni, però alla fine questa cosa qua un po' mi differenzia anche dalle altre semplici botteghe che fanno solo riparazioni, e poi mi dà un sacco di soddisfazione perché poter dire, cazzo, questa bicicletta qui l'ho creata fuori dal nulla, sono partito da 8 tubi, è abbastanza... Non è male, non è male. È abbastanza soddisfazione. Ci vedi lavoro dietro, eh? Sembra una cosa, come tutto del resto... Non basta mai uno schiocco di dita, anche se molti spesso, specialmente i clienti, lo pensano. Facciamo che è un altro procedimento. Siamo? Diamo un po' il risultato finale. Beh, prima era rovinato, giusto? Oh, perfetto. Sembra quasi nuovo. Se lo togli via la sabbiatura. Esatto, perché adesso non è finita, cioè il compito di Roberto è finito, quindi tu hai finito il tuo lavoro. Io me l'ho fatto. Adesso tocca solo portarla da Rossignoli e poi renderla ancora più bella. Montarla e finirla. Sì, se non stavate vedendo più ancora, sono passato da Rossignoli, gli ho lasciato il telaio, non vedo l'ora di rivederlo verniciato tra 3, 2, 1. Eccolo raga, eccolo. Mo lo apriamo e vediamo come è venuto. Guardalo qua. Tac. Questo è alluminio con dietro una sottile strato di alluminio con dietro l'adesivo. Adesso è ufficialmente una Rossignoli anche lei. Va, che spettacolo, raga, è bellissimo. Non è finita però perché manca il tocco vintage, ancora più vintage, giusto? Questo è il fascione. È il nuovo vecchio. Anche questo è adesivo, quindi. Sì. Sì, che non pensavo. Ma è di un materiale particolare. Materiale. Ok. Sembra perfetto.
Mattia, com'è vedere un telaio che... Beh, io mi ricordo com'era, te lo ricordi anche tu? Cioè, vederlo adesso così... Ha avuto una gran bella lavorazione, devo dire, il lavoro fatto da Roberto per trasformare questo vecchio telaio in un nuovo telaio è spettacolare. Da soddisfazione. Sì, sì, adesso non vedo l'ora che sia montato. Anch'io. Infatti adesso ultimi componenti, serie sterzo, movimento centrale, canotto, siamo ancora lì. Tra l'altro perché questa è una misura particolarissima del canotto. Sì, 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 abbastanza rara. Eh sì, anche lei c'ha la sua lavorazione, è bellissima. Cioè, sembra... Miniatura aeropacca. Allora, ci vediamo la prossima volta con la bici montata. Dai, così la pedaliamo. Questa forse è l'ultima volta in cui me lo trasporto in spalla, perché come avete visto l'ho trasportato parecchie volte. Saluto Rossignoli, il telaio è, cioè, veramente una bomba, adesso non vedo l'ora di montarlo domani in compagnia. Ovviamente è tutto in ritardo, cioè nel senso stiamo veramente correndo. Oggi è il 15 dicembre, Natale vicinissimo. Quasi non ci credo, raga, però forse ce l'abbiamo quasi fatta. Il telaio l'ho ritirato, però adesso che bambino. E qua ci sono degli altri componenti che dopo vi mostro. Dopo vi mostro anche la persona che me li ha dato. No, vabbè, la mostra, l'avete già conosciuto. Ci eravamo dimenticati dei pezzi. Esatto, ci siamo dimenticati, ma l'avevamo promesso che sarebbero arrivati e sono arrivati. E adesso quindi che bambino e via, poi si monta. Non è vero, montiamo domani. E siamo arrivati da Sciurzigliani. Quindi questa è la fine. Tutti i componenti che avete visto in questo video sono qua su questo tavolo e adesso insieme a Andrea e Andrea. Facile, facile. Che cavolo dici? Questo è l'inizio della fine, non è? Ah, giusto, vero. Cioè, sì. No, perché adesso dobbiamo ancora montarla e sarà complicatissimo, però siamo venuti da Andrea Zili apposta per questo e ce la faremo. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video dove vi mostrerò come è montata e soprattutto come si pedala, perché poi io voglio anche fare un po' di curiosità. Su che canale vedi il video, poi il mio dove c'è la prova della canale. Andrea Garazzi, se non lo seguite è un ragazzo in gamba, seguitelo. Sì, l'ultimo da sponsorizzare. Dai, ci vediamo al prossimo video, ragazzi, buone pedalate a tutti, ciao. Siamo tre pietre. Sì, lo siamo.